ai nastri di partenza, ai vari campionati di volley. Siamo con la M Company Azzurra Volley Academy, un campionato, una passata stagione in B2, una retrocessione, ma sicuramente tanta esperienza maturata. Ne parliamo con il suo allenatore, una nostra vecchia carissima conoscenza, Roberto Tegazzi, allenatore della Azzurra Volley Academy. Roberto, questa avventura che inizia, questo campionato di C qui a Casette d'Ete. Sì, buonasera a tutti. Sì, un'altra avventura, un'altra bella sfida, quella di quest'anno, che vede un po' un gruppo che è stato rivisitato, è stato rinfoltito con delle nuove giocatrici, delle atlete completamente diverse. E ci stiamo preparando per affrontare questa stagione 2023-2024, ovviamente sempre con il massimo impegno. Anche quest'anno partiamo con degli ottimi elementi, con tanta voglia di stare qui in palestra, tanta voglia di far bene, e quindi stiamo piano piano andando proprio a formare una vera e propria squadra di volley, proprio per affrontare questo campionato di Serie C. Azzurra Volley è un nome anche storico nel mondo del volley, ma le ragazze come hanno recepito e come si stanno, diciamo, preparando, tra l'altro? Sì, l'Azzurra Volley è un nome, soprattutto qui a Casette d'Ete, molto conosciuto e molto sentito. Anche ci sono molte persone che proprio aspettano di poterci venire a seguire direttamente qui al palazzetto, e le ragazze ovviamente sono contente e orgogliose, quindi far parte dell'Azzurra è sicuramente un nuovo inizio, quindi ce la metteremo tutta e sicuramente proveremo a far bene innanzitutto per la nostra squadra, per il campionato, ma soprattutto per tutti quanti i tifosi che già ci chiedono per le partite, ci chiedono anche degli allenamenti, quindi hanno proprio voglia di tornare in questo palasport proprio per vivere la pallavolo femminile. E possiamo dire, anche proprio rispondendo ai vostri tifosi, che avranno anche la possibilità, il piacere anche quest'anno di poter seguire in diretta televisiva almeno gli incontri casalinghi. E io direi a questo punto, con il permesso dell'allenatore, di andare a conoscere almeno una delle ragazze del team della M Company. Assolutamente sì, le conosceremo poi anche nel corso della stagione un po' tutte quante, però partiremo subito con chi torna. Siamo orgogliosi di comunque riavere con noi anche alcune ragazze che facevano parte del club tra Monturano e Emmont, e piano piano saranno una delle parti più, diciamo, importanti di questa squadra. Come abbiamo detto con coach Tegazzi, piano piano le conosceremo tutte, avremo modo di portare i nostri microfoni dopo partita, anche durante il weekend, ma intanto andiamo a conoscere una delle prime new entry della Azzurra Volley Academy, Siria Sgolastre, libero della squadra. Benvenuta a Casette d'Ete, parlaci un po' di te, Siria. Grazie, sono Siria Sgolastra e vengo da Recanati. Sono felicissima di far parte di questa squadra, di questa società, perché è una società veramente unita e quasi come una famiglia. E per me è veramente un onore essere ritornata dopo i due campionati precedenti, che sempre fatti in questa società, e sono stata davvero bene. È con questo che spero di fare del mio meglio per portare questa squadra più in alto possibile. Da quanto tempo calpesti, diciamo, i campi di volley, e come è nata questa passione per te, Siria? Allora, quest'anno proprio sono 20 anni che pratico pallavolo, e ho iniziato da piccolina a 5 anni con un semplice volantino che passava per fare una prova di pallavolo, e i miei genitori mi hanno spinto ad andare e mi sono buttata, e da lì è iniziata questa passione infinita che spero che porterò avanti il più tempo possibile. E quest'anno il campionato di Serie C, che sarà lungo anche se regionale, che ti farà anche rincontrare tante ex compagne, immagino. Sì, la maggior parte ci siamo rincontrate qui in palestra, e per me sono veramente felice di averle rincontrate, perché sono stata davvero bene gli anni precedenti, e quindi spero di instaurare anche altri rapporti con le altre nuove ragazze.